Allora, certificati di investimento. Torniamo a parlare di certificati e, come promesso, affrontiamo invece la parte, diciamo, di investimento. Ripartirei brevissimamente dal contesto di mercato. Non so se riuscirete a leggere fino in fondo, però sostanzialmente questa è un po' le performance delle diverse asset class da inizio anno ad oggi. Quindi vabbè, diciamo il migliore sembrerebbe il Bund, ma in realtà parliamo di pochi centesimi. La seconda asset class che ha performato molto bene sono le azioni dei paesi emergenti, seguiti dal, quindi hanno fatto, non so se riuscite a leggere fino in fondo, hanno fatto il 15% da inizio anno, seguiti dall'Eurostoxx che segna un 9% da inizio anno. L'oro che fa un 8% insieme anche all'indice nostrano. I rendimenti delle obbligazioni, li vedete qua, sono in leggero rialzo, ma sempre a livelli molto contenuti, quindi quello che vedete qua sotto è il rendimento a 10 anni del Bund tedesco, quindi 0,38, 2,18 è il rendimento del BTP decennale. Situazione invece, quindi tassi ancora bassi ma in rialzo, situazione della volatilità, allora la barra verde si riferisce alla volatilità a un mese dell'indice europeo, la barra invece blu si riferisce alla volatilità dell'S&P 500. È su valori molto bassi storicamente, quindi siamo al 7%, 7,7% per l'S&P 500 e al 13% l'Eurostoxx 50, FTSE tenete conto che è intorno al 23%, FTSE MIB. Quindi è una situazione, diciamo, a me piace partire un pochino dal contesto quando si parla di certificati di investimento perché siamo in un contesto in cui non è semplicissimo, decidere come investire. Perché sull'obbligazionario, diciamo, le aspettative sono tutte di rialzo dei tassi. Diciamo, i mercati azionari sono cresciuti tanto, quindi probabilmente cresceranno ancora, ma ad un certo punto sicuramente ci sarà una correzione. E la volatilità storicamente è bassa. Noi sappiamo che quando a un certo punto si rialza la volatilità, soprattutto quando si rialza in maniera brusca, c'è una correzione dei mercati. Questo per dire che probabilmente, soprattutto in un contesto di questo tipo, vale la pena considerare anche investimenti quali certificati. Perché i certificati di investimento? Perché sono dei prodotti di investimento che consentono di investire sì sul mercato azionario, quindi diciamo guadagnare da potenziali crescite del mercato azionario, ma che hanno delle barriere di protezione, quindi consentono di proteggersi da eventuali storie nel mercato, poi ne vedremo, ce ne sono di diversi tipi, fino a storie del 30, 40, addirittura 50%. Non esiste il certificato adatto per tutti i contesti di mercato, ma esistono certificati diversi adatti in contesti diversi. I certificati, ve lo spiegavo anche prima, sono molto flessibili, sono sostanzialmente costruiti con dei derivati sotto. Quindi è possibile costruire dei certificati che siano rialzisti, come quello che abbiamo visto ad esempio prima, addirittura con una leva, come i certificati a leva, certificati che vanno bene in momenti di mercato laterale, quindi in momenti in cui il mercato si muove molto poco. E certificati invece ribassisti che vanno bene nei mercati che scendono. Adesso vediamo le varie tipologie una per una. Naturalmente i certificati di investimento, così come quelli a leva che abbiamo visto stamattina, sono quotati sul segmento SEDEX di Borsa Italiana, ce ne sono qualcuno anche su Euro TLX. E sono, ecco, una cosa che non ho detto stamattina, che è importante dire, è che hanno un prospetto di emissione, quindi hanno un prospetto approvato diciamo dall'AMF nel nostro caso e da Consob, sono sottoposti alle regole di Borsa Italiana in termini di quotazione.
L'altra cosa che non ho detto stamattina è, si riferisce all'emittente. I certificati, diciamo, questo discorso forse in Italia viene un pochino percepito meno, ma ad esempio in Germania è veramente una cosa molto percepita. Io avrei dovuto iniziare presentandomi dicendo il nostro rating. Quello che conta nei certificati di investimento, diciamo, è l'emittente, quindi ovviamente BNP Paribas è l'emittente dei nostri certificati, che ha diciamo, un rating molto elevato. Perché dico conta l'emittente? Perché i certificati sono un pochino l'equivalente di un'emissione obbligazionaria in termini di rischio. Quindi, mentre non so, in un fondo il patrimonio è in qualche modo segregato, nei certificati, i certificati possono essere assimilati a delle obbligazioni senior, per capirci. Quindi è importante guardare chi è l'emittente del certificato. Salto un secondo questo e poi torno indietro, perché visto che cito i fondi, vorrei anche spiegare tutte le differenze rispetto a fondi o ETF. Allora, i certificati, se volete, assomigliano un pochino agli ETF, nel senso che sono sempre prodotti quotati, gli ETF sono quotati su l'ETF Plus, i certificati sul SEDEX di Borsa Italiana. Rispetto a, ovviamente, i fondi, tendenzialmente ce ne sono molto pochi di quotati, la differenza è la differenza anche fiscale, a cui accennavamo prima, quindi fondi di ETF non consentono il recupero di eventuali minusvalenze, o lo consentono solo in tipologie molto, molto specifiche, mentre i certificati lo consentono. E l'altra differenza è l'aspetto relativo alla possibilità di utilizzare i prodotti in contesti di mercato diverso. Quindi tendenzialmente un semplice ETF, ad esempio gli ETF più comuni, quindi un ETF sul FTSE MIB o sull'Eurostox, gli ETF nascono come diciamo replicanti dell'indice sottostante, quindi diciamo sono tendenzialmente diciamo long only, quindi mi consentono di guadagnare se i mercati crescono. Con i certificati, vi dicevo, è possibile invece avere anche un rendimento che è diverso rispetto all'andamento del sottostante. E in particolare, in momenti di mercato laterale, tra poco li vediamo, è possibile valutare i bonus cap certificate, perché consentono, diciamo, di avere un guadagno positivo anche se il mercato, diciamo, cala, ma entro un certo ammontare. I mercati, diciamo, tendenzialmente laterale, può essere interessante anche valutare Cash Collect o Athena. Ecco, per un pochino ricapitolare tutta la gamma dei nostri prodotti in termini di rischio-rendimento, diciamo che andiamo dai certificati più da trading, più rischiosi, che abbiamo visto stamattina, per arrivare a certificati di investimento come bonus, Athena e Cash Collect, che hanno un rapporto di rischio-rendimento, diciamo, un pochino a cavallo, se volete, tra il mondo obbligazionario e il mondo azionario, perché hanno delle barriere di protezione, ma consentono diciamo di avere un legame con l'andamento azionario sottostante. E invece le obbligazioni, noi abbiamo sia obbligazioni, diciamo, BNP Paribas, sia una collaborazione con la Banca Mondiale. Allora, cosa sono i bonus cap? I bonus cap sono la tipologia in assoluto più nota di certificati di investimento. Sono, diciamo, quelli anche più scambiati su mercati esteri. E il funzionamento di questo tipo di certificati è legato alla barriera. Allora, esistono due grandi tipologie di barriere, e quando comprate un certificato di investimento, secondo me è la prima cosa da andare a vedere.
la barriera continua e la barriera osservata solamente a scadenza. I bonus cap fanno parte della prima tipologia, quindi hanno una barriera, se volete, simile a quella che abbiamo visto con i Turbo Certificate. Quindi in qualunque momento durante la giornata di negoziazione la barriera può essere rotta. Esistono invece dei certificati come gli Athena e Cash Collect che vediamo dopo, in cui invece la barriera viene osservata solamente a scadenza. Vado io? Sì, barriera che però ha un altro significato in questo caso, perché nel caso di bonus cap non va a far perderci l'intero capitale investito, ma semplicemente modifica quello che è il payoff del bonus cap. I bonus cap sono interessanti in un mercato laterale, ovvero ho bisogno di avere un rendimento sul mercato, i mercati sono laterali, come posso fare? L'obbligazionario, soprattutto in euro, vedremo dopo, non ha un grande rendimento, non offre un grande rendimento ad oggi, ho bisogno di strumenti alternativi. E proprio per questo i bonus cap, come anche i cash collect, sono degli strumenti molto interessanti in queste fasi storiche di mercato e di tassi di interesse molto bassi. I bonus cap funzionano esattamente così: io lo compro, ho una barriera, a scadenza, che può essere di vario tipo, vedremo da 6 a 36 mesi, quindi da un anno, 2 anni o 3 anni, pagherà il livello, io lo compro a 100, pagherà il livello bonus a scadenza, che può essere ovviamente una percentuale sopra il 100%, dipende dall'azione sottostante, ma potrebbe essere 105 fino a 120, e quindi permettermi un guadagno di 5 o 20 euro rispetto al valore nominale a cui io l'ho comprato, se il sottostante non andrà mai a toccare la barriera. Ritornando all'esempio semplice di prima, con il nostro FTSE a 20.000 e la barriera a 15.000, se non va mai a toccare quei 15.000 nell'arco di un anno, io avrò un corrisposto il mio livello bonus, che mettiamo possa essere a 110. L'esempio è proprio qui spiegato nella slide, quindi durante la vita del certificate l'azione è mai scesa sotto la barriera? No, ricevo il bonus a scadenza. Sì, è andata sotto la barriera, cosa succede? In questo caso, se viene toccata la barriera, il payoff del prodotto, quindi quello che viene corrisposto a scadenza, è semplicemente diventa un replicante, diventa come avessi comprato l'azione in sostanza, al netto dei dividendi, perché questi prodotti chiaramente non corrispondono ai dividendi dell'azione. Quindi, rispetto al valore iniziale dell'azione, il valore quando il prodotto scade, il valore dell'azione stessa, dove sta? Può essere che magari sia sopra il valore iniziale e quindi, ancora una volta, anche se ha toccato la barriera, il bonus potrebbe comunque avere una performance positiva, o se l'azione chiude, diciamo, al 10% rispetto al valore iniziale quando è stato emesso il bonus, in questo caso sarà applicato quel meno 10 al valore nominale di 100 del certificato e quindi il bonus cap mi pagherà 90. Quindi l'effetto barriera è quello che definisce quello che è il funzionamento a scadenza del bonus cap. Magari abbiamo proprio un esempio con numerico, che diciamo, è un po' quello che stava spiegando Luca, che forse ti aiuta un po' più. Sì, questo abbastanza graficamente ci fa capire qual è il vantaggio del bonus cap, perché potete vedere nella parte cerchiata in giallo è dove il bonus cap di fatto ha un rendimento che è superiore rispetto all'azione sottostante, perché questo è un esempio con una barriera al meno 30%, quindi al 70%, in questo caso, se la mia azione rimane in un range che va da, se facciamo l'esempio che qui c'è un bonus di 110 quasi, quindi se la mia azione va da meno 29%, facciamo, rispetto al valore iniziale, fino al più 10%, il mio bonus cap ha una performance positiva, perché la performance del bonus cap è più 10. Nel caso in cui l'azione crescesse oltre il 10%, a questo punto, se avessi avuto l'azione, magari diciamo che l'azione a scadenza ha fatto una performance di più 20%, il mio bonus cap mi pagherà ancora 10, ed è esattamente lo spazio dove la linea rossa inizia a superare la linea blu. Quindi avrei avuto l'azione mi avrebbe dato una performance maggiore. Però nella parte sinistra, quindi da 20 fino a meno 30, potete vedere che la linea rossa sta sotto alla linea blu, che è il payoff del prodotto. Quindi in un mercato laterale dove c'è un'oscillazione di meno 30 più 10, il bonus cap mi offre un rendimento maggiore. E questo è proprio quello che dicevamo prima, perché i bonus cap sono indicati in mercati laterali. Nel caso si vada sotto il meno 30, evento barriera,
A questo punto potete vedere che la linea blu e la linea rossa diventano una linea unica, perché la performance sarà esattamente la stessa e sarà stato equivalente ad aver comprato l'azione al netto dei dividendi di cui parlavamo prima. Quindi un'azione mi avrebbe pagato i dividendi, il bonus cap no. Quindi se volete, non è, cioè a livello lineare a scadenza di quello che ricevo è vero, però se poi tendo a considerare i dividendi non è esattamente così la linea. I bonus cap vengono emessi, diciamo, soprattutto grazie alla volatilità sul mercato. Defendi ne ha parlato parecchio nell'ultima ora di volatilità. Ecco, i bonus cap in qualche modo vivono di volatilità. E ad esempio, se voi acquistate un bonus cap in un momento, diciamo, in cui la volatilità è a un certo livello e a parità di condizioni il sottostante, l'azione o l'indice rimane costante e la volatilità scende, voi vedrete che il bonus cap si apprezzerà. E qui abbiamo preparato un po' la gamma di, insomma, alcuni, abbiamo selezionato alcuni dei bonus cap della nostra gamma emessi con scadenza dicembre del 2017. Abbiamo fatto un esempio pratico, magari? Esatto, beh, magari, aspetta, volevo solo confrontarli. Voi vedete che i sottostanti che hanno una volatilità maggiore, ad esempio B per banca, hanno naturalmente un rendimento anche più alto. In questo momento le volatilità, però dicevamo prima, sono basse e quindi qualcuno diciamo, mi chiedeva: ma come mai mettete molto sui bancari? Perché sui bancari in questo momento ancora le volatilità sono relativamente più alte rispetto ad esempio all'industrial. Sì, poi nell'andare a selezionare un bonus cap, quali sono i fattori distintivi? Più è volatile il sottostante e più mi paga un premio elevato. Perché? Perché più il sottostante è elevato e più la probabilità che venga toccata la barriera ovviamente è elevata, perché vuol dire più volatilità, vuol dire che il sottostante si muove di più, con delle oscillazioni più ampie, e quindi vuol dire che la barriera ha più probabilità di essere toccata e quindi rischio rendimento dall'altra parte. Più è alta la barriera, qui vediamo delle barriere a 70%, se lo stesso identico prodotto su B per banca lo andiamo a prendere con una barriera all'80%, ditemelo voi, secondo voi il premio che corrisponde è più alto o più basso? Più alto, perché ancora una volta è più probabile che vada a toccarlo. Allo stesso modo, per scadenze più lunghe corrisponderanno dei premi più elevati. Possiamo vedere, quindi anche questo è un ragionamento, perché poi quando andiamo sulla nostra pagina vedrete avremo 100 bonus cap su diverse azioni, ma anche alcuni sulla stessa azione, e come andare a scegliere uno piuttosto che un altro sono proprio questi i fattori, cioè quanto rischio io mi voglio accollare per avere un rendimento più alto. E a quale scadenza? Perché vedete, arrivo subito, tutta questa gamma ha scadenza a dicembre del 2017, quindi diciamo è vero che io mi prendo un rischio, e ovviamente la prima cosa da guardare è proprio, diciamo, la distanza rispetto alla barriera, però lo faccio con un orizzonte temporale di pochi mesi. Prego. Sì, volevo chiedere, avere una conferma. Lo strike mi serve solo nel caso in cui venga toccata la barriera, o per guadagnarci se è andato sopra, o per perderci se è andato sotto alla barriera. Sì, gli interessa per calcolare la barriera. Qualora non vada a toccare la barriera, questi sono bonus. Lo strike non mi serve. Sì, non le serve, perché comunque corrisponderà il bonus, e che comunque è anche il cap, quindi più di quel bonus non potrà andare a rialzo. Lo strike, giusto per, diciamo, chiarezza, è la fotografia iniziale, quindi tutti i certificati hanno uno strike, è la fotografia iniziale, il valore iniziale che ha il certificato in fase di emissione. Poi sulla base dello strike vengono fissati anche barriere, eventuali cap o altre cose. I certificati, ecco, questo non l'ho detto ed è un altro punto di somiglianza con gli ETF, sono prodotti passivi, formulaici, quindi fin dall'inizio della vita l'investitore già può calcolarsi, a seconda di come performa il sottostante, a scadenza, quali rendimenti può avere. Quindi da questo punto di vista, diciamo, ecco, non c'è un gestore attivo che dietro pensa come investire, però, diciamo, in compenso è molto chiaro il payoff di rendimento possibile e i rischi. Ecco, i valori che vedete nelle slide sono anche riportati sul sito, ovviamente nelle slide non sono dinamici, qui sul sito ogni giorno potrete trovare gli stessi valori aggiornati in realtà in real time. E per andare a fare un esempio pratico, ne prendo uno a caso adesso, anche all'interno della pagina stessa potete vedere
sia quali sono i codici che poi dovete riportare, codice ISIN nel vostro intermediario per poter ritrovare il prodotto, valore iniziale 2,44, questa è Intesa, e il prezzo attuale di Intesa è 2,86 circa, quindi vedete come anche la lettera e il denaro siano superiori rispetto al valore nominale di 100 euro del prodotto. Quando è stato fotografato questo 2,44, è stato fotografato il 22 marzo, la scadenza a fine anno, il livello bonus, quindi questo prodotto è stato messo a 100, mi varrà 113, la barriera a 1,71. Questo rende come un BTP decennale? Questo è il rendimento di questo? Sì, il rendimento bonus anno è 2,8, decennale solo che però ha scadenza quest'anno. E come potete vedere la lettera ovviamente adesso è molto vicina al bonus, perché chiaramente questi prodotti anche seguono l'andamento, essendo Intesa andata a 2,86 rispetto a 2,44, se l'avessi comprato proprio all'emissione a 100 potrei anche valutare poterlo vendere in questo momento. Detto questo, ha comunque un rendimento residuo che rispetto al BTP che menzionava lei, fino a fine anno ha anche senso tenerlo in portafoglio. Mi dà la domanda del signore mi dà l'occasione di dire una cosa. Ovviamente Luca adesso ne ha preso uno a caso, quello che vi abbiamo fatto vedere sulla slide ad esempio è sempre su Intesa San Paolo, è un rendimento più elevato, però ci dà l'occasione di dire che innanzitutto è possibile anche per questi aggiungerli alla watchlist, ed è importante farlo perché sono sempre certificati quotati. Quindi nel momento in cui voi comprate un certificato e il certificato si apprezza, ad esempio come nel caso di questo di Bonus Cap, vale 113, eccolo qua, voi potete settarvi un avviso dove segnalate la distanza dal cap, perché quando eccolo qua, l'ultima, questa è la vicinanza della barriera naturalmente, ma anche la distanza dal cap. Perché? Perché nel caso di questo bonus cap, ad esempio, che ha un cap a 113, adesso vale 111, se io l'ho comprato sotto la pari o a 100, non ha probabilmente molto senso che me lo tenga in portafoglio. È un prodotto quotato, me lo posso vendere e mi compro magari un bonus cap di più recente emissione. Dato che ho un microfono, approfitto. L'alert mi arriva, è possibile avere anche una... Arriva tramite email. Arriva tramite email. Chiedo scusa. Non so se funzioni però il microfono. Funziona? Sul prospetto del certificato si legge solo il valore del cap o anche il valore del titolo sottostante che corrisponde al cap? Perché non l'ho visto. No, si legge lo strike, sì, la barriera e il cap. Quindi nel caso dei nostri bonus cap, il cap, quindi il tetto massimo rendimenti, corrisponde al bonus. Questi sono i valori che lei trova nelle condizioni definitive. Sì, ma come faccio? Devo calcolarmelo io qual è il valore del sottostante che corrisponde al cap? Sì, nel senso che... immaginarsi che... Cioè, se ok, adesso è 111,50, se il cap è 113 vuol dire che largo circa il valore dell'azione sarà 2,95. Però non è lineare 1-1, nel senso che se Intesa fa più 13%, non vuol dire che questo prodotto già quoterà 113, ovvero il cap. Perché chiaramente scade a dicembre, c'è un value del valore temporale, viene scontato anche il fatto che comunque l'azione potrebbe cambiare il proprio valore, quindi non è assolutamente... Si vedono anche i due grafici, no? No, sì. La mia domanda è: dov'è che trovo il valore del sottostante oltre il quale il bonus non paga più? Ah beh, è questo valore qua, è il valore... No, la barriera è quella inferiore. No, adesso ho capito. Beh, semplicemente nel caso di questo è 113, qui dobbiamo fare 113 del valore iniziale. Del valore iniziale di Intesa. Scusami. Vediamo se qui è riportato. No, però c'è sulla scheda. Calcolare. Cap level, eccolo qui. Cap level è riportato qui, sulle condizioni definitive. Qual è? Questa è la colonna qua, cap level. Ah, ok. Questa colonna qua. Quindi sulle condizioni definitive lo potete trovare, sì. E questo prospetto qui dov'è? Questo è all'interno delle pagine di ogni prodotto. Quindi Lei sulla pagina prodotto clicca Final Terms e può trovarlo. Ma in questo caso cos'è che non le paga? Scusi, no? No, in realtà la domanda del signore è un po' tecnica, però il punto è, io a scadenza,
quando basta che non sia andata sotto la barriera. Sì, questo è il concetto. Sì, sì. Poi c'è un valore per cui avrei diciamo così, avuto vantaggio. 112 l'ho comprato. Torniamo, no, torniamo un secondo alla promessa prima. Se l'ho preso a 100, sì, e a 113 il rendimento è già a 112, lo vendo perché non è inutile che rischi. Sì, a casa esattamente. Torniamo a questo esempio qua. Cioè, se in questo qua ha un cap, bonus cap a 108,5, se Mediaset fa più 30%, io sempre a scadenza prendo 108,5, non è che prendo di più. Quindi, esatto. Quindi c'è un'area dove in cui, questa area qua che vedete qui, dove il sottostante continua a performare, però il payoff del prodotto rimane 108,5, quindi sto perdendo performance rispetto ad avere l'azione sottostante. Il valore cap del sottostante Mediaset è 2756 più 8,5%, giusto? Sì, sì, corretto, più 8,5%, sì, corretto. Grazie. Passiamo a Cash Collect. Allora, ecco, magari prima di passare a un'altra tipologia, di solito i bonus cap come possono essere utilizzati all'interno di un portafoglio? Allora, ci può essere... ci può essere il ragionamento di dire ho un po' di liquidità da gestire entro fine anno, mi prendo un bonus cap che abbia una distanza dalla barriera estremamente lontana, ad esempio, e quindi da qua lo guardo, quindi mi ricerco da qui e mi ricerco per scadenza. Oppure posso dire, no, io voglio cercarmi ho un cliente, ad esempio, ci sono anche un po' di promotori o di consulenti in aula, quindi me li posso ordinare ad esempio per scadenza, oppure me li posso ordinare per rendimento bonus o per distanza dalla barriera, e posso anche fare un'estrazione qua sotto. Posso anche andare su questo Excel e estrarli. Avete fatto un buon sito. Grazie, da qua posso estrarli. Oppure posso dire, ho un cliente che ha un'azione in perdita, non riesco a convincerlo a uscire perché lui comunque è convinto che il titolo prima o poi rimbalzerà, però comunque siamo a un momento di mercato sui massimi. Posso convincerlo di dire, ok, facciamo così, vendi una parte dell'azione, compriamo il bonus cap su questo sottostante, recuperi comunque le minusvalenze per il discorso fiscale e intanto noi ci mettiamo una protezione, questo potrebbe essere nel caso di Mediaset dell'esempio, noi ci mettiamo comunque una protezione per cui se tu ti sbagli e invece il titolo scende ancora, abbiamo comunque diciamo un margine, un'assicurazione. Se invece hai ragione tu e il titolo rimbalza, comunque hai sempre la possibilità di guadagnare. Questo è un altro. Stesso ragionamento può essere fatto invece con un'azione che magari ha fatto più 10, più 15 e si vuole portare a casa, diciamo, la performance. A quel punto però magari il cliente appunto non vuole vendere, si può vendere l'azione, portare a casa performance e investire in un bonus cap sulla stessa azione in modo che avrò un extra rendimento del 5-10% anche se magari il titolo dovesse fino a fine anno correggere, stornare un po'. Esatto. Perché se magari storna quel 15% mi resta il 5, il 7, invece così porto a casa il 15 e in più cerco di dargli durante l'anno, magari proprio ora, no, che i mercati hanno fatto rally, cerco di dargli un ulteriore rendimento del 5, del 10 da qui con un bonus cap fino a fine anno, quindi metto a casa il 10, si contabilizzo la performance fino a oggi, up to date, diciamo. Esatto, in quel caso faccio bella figura perché ho fatto entrare il cliente, l'ho fatto uscire al 10% e entro a fine anno gli darò un'altra buona notizia perché magari grazie a questo bonus cap gli ho dato un extra 5 quando il titolo invece si era fermato alle performance di oggi o ha stornato. Questo ragionamento è molto appropriato proprio al momento attuale, quello che ha fatto lei adesso. Sì, sì, grazie. Prego. Prego. Voi dareste anche dei segnali, cioè un po' il ragionamento che faceva Defend, qui c'è la tabella, però la uso. No, noi come emittenti non possiamo, proprio anche per la normativa noi non possiamo, noi ci attendiamo a
fare bene il nostro lavoro, che è mettere prodotti, ampliare la gamma il più possibile. In conflitto. Noi non possiamo farlo, però c'è chi lo fa, e ad esempio c'è Certificati e Derivati che fa dei portafogli, non so se vogliamo magari farlo vedere. Farlo vedere se vi interessa. Fa dei manda dei segnali sui nostri certificati e fa anche dei portafogli modello sui nostri certificati. Tra l'altro il servizio in questo momento è stato lanciato da poco, è in prova ed è gratuito. Conoscete questo sito? No. certificatiederivati.it. Se vogliamo entrare nella sezione dedicata ai nostri portafogli, ecco, vedete che loro che si occupano esclusivamente di certificati hanno fatto due portafogli con i certificati di BNP, uno più prudente, l'altro più dinamico, e c'è questo servizio in particolare di shortlist, di diciamo avvisi, di alert, eccolo qui, da cui è possibile iscriversi gratuitamente, e proprio l'altro giorno avevano mandato un segnale relativo a un bonus cap su Unicredit. Tendenzialmente ne mandano uno ogni due settimane, se non ricordo male. Quindi ecco, noi non possiamo farlo, però c'è chi lo fa. Perfetto. Passiamo ora ai bonus cap. I bonus, allora, come introdurre, diciamo, i bonus cap? I cash collect? Scusate, cash collect. Allora, i top bonus, diciamo, sono una tipologia di bonus cap che hanno la barriera solamente osservata a scadenza. Quindi li trovate sempre sul nostro sito. Sì, ce l'abbiamo. In questo momento, diciamo, non abbiamo delle nuove emissioni, però ci sono, diciamo, quelle vecchie. Grazie Luca. Li trovate nella sezione certificati di investimento, bonus cap, cercando nella tendina top bonus. Ecco, i top bonus hanno una barriera osservata solamente a scadenza. Ovviamente dipende dalla scadenza. Dipende dalla scadenza. Naturalmente rendono meno perché sono meno rischiosi. Infatti quello che è stato fatto è che più la scadenza è vicina, meno la differenza. Più la scadenza è lontana, più la differenza si amplia. E potete vedere anche sono iscritti su basket di azioni, non sul single stock, proprio perché mettendo un basket crei un effetto correlazione, cioè il payoff non dipende più da solo una ma due, e quindi questo permette di strutturarli, altrimenti non sarebbe possibile con questo contesto di mercato, perché parte di quello che noi serve per strutturare i prodotti sono i tassi di interesse, e in questo momento il massimo di rendimento che dà adesso, ma dipende da che prodotto. Ad esempio questo è molto interessante perché ha scadenza a dicembre del 2018 e ha un rendimento annuo, neanche troppo interessante, del 2%. Questo ad esempio del 3% annuale. No, cioè Generali e Basket. Questo è Basket Generali e Intesa San Paolo. Ah, Intesa San Paolo. Sì, forse c'è una domanda in fondo. Prego. Sì, vi chiedevo una cosa un po' più tecnica. Avete fatto un'app veramente carina. E è possibile anche un prossimo futuro implementarla con una ricerca veloce di questi strumenti? Perché all'interno sì. Notizie e quotazioni di borsa è veramente fatta molto molto bene. Se ci fosse anche questa parte qua sarebbe veramente eccellente. Ah, grazie per il complimento e per la pubblicità, allora ne approfittiamo. E, sì, è possibile, tra l'altro ci stiamo lavorando alla nuova versione. Questa è la nostra app, per chi che non la conoscesse, app quotazione di borsa. E il grosso vantaggio è che a tutti i mercati in tempo reale sono indicazioni, non sono prezzi ufficiali, però sono molto vicini ai prezzi ufficiali ed è gratuita senza la necessità del login per ora. Quindi quotazione di borsa sia su iOS che su Android la trovate gratuitamente. E la cosa bella è che potete anche lì farvi la watchlist con i vostri titoli o comunque sottostanti che seguite magari più frequentemente. Non c'è una ricerca molto efficiente sui certificati e questo sì, sicuramente sarà uno step che vogliamo fare. Ma sui certificati non avete l'app? Ci sono i certificati dentro, ma magari non è così intuitivo come il nostro sito. Il sito è fatto molto molto bene. Grazie. Top bonus, dicevamo, hanno una barriera osservata solamente a scadenza, così come le altre tipologie di certificati che vediamo adesso, cioè cash collect e gli Athena. I cash collect... No.
iCash Collect in particolare hanno avuto molto successo in Italia perché? Perché pagano dei coupon frequenti che assomigliano un pochino alle obbligazioni. Come funziona un cash collect? Allora, i cash collect hanno delle date di valutazione che possono essere semestrali o ad esempio mensili, dove si va a vedere se il sottostante azione o indice è sopra il livello di barriera. Se è sopra il livello barriera, il certificato paga dei premi. Se in più è sopra il valore iniziale, il famoso strike, il certificato richiama anche anticipatamente, quindi rimborsa, oltre a pagare il premio. La barriera entra in gioco solamente a scadenza, quindi tendenzialmente dopo, non so, 2 anni. Quindi nel durante, il vantaggio di questi certificati rispetto ai bonus cap che abbiamo visto adesso è il fatto che un investitore può anche disinteressarsi della volatilità che si verifica nel durante, perché quello che conta è che a scadenza il sottostante sia sopra il livello di barriera. Però non va mai a scadenza, con le borse che salgono adesso si becca il primo bonus e poi esce. Beh, ne mettiamo degli altri, cioè è una buona notizia dopo tutto, nel senso non è che... Diciamo che anche qua dipende, quello che dice il signore è giusto, la scelta è ad esempio tra andare su un cash collect mensile, un cash collect semestrale, oppure ad esempio un'Atena, dopo lo vediamo, che di solito ha date di valutazioni annuali, in cui diciamo tendenzialmente i coupon sono più alti e sono più distanziati nel tempo. In questo modo, come dire, si risolve un pochino il problema, diciamo, l'opportunità che abbiamo in questo momento. Vediamo ad esempio degli esempi concreti. Questa è una gamma che abbiamo emesso un paio di mesi fa, che ha delle date di valutazioni mensili. Quindi ogni mese si va a vedere se, non so, prendiamo l'esempio su Generali, se Generali è sopra il livello barriera, quindi i 10,45 euro il prossimo mese, pagherà un coupon dello 0,8%. In questa emissione noi abbiamo spostato la possibilità di richiamo anticipato, quindi diciamo l'entrata in gioco del valore iniziale, per capirci, al sesto mese. Questo proprio per evitare quello che diceva il signore, cioè il rischio che il certificato venga richiamato subito il primo mese e quindi diciamo il rendimento sia troppo risicato. Quindi sarebbero 0,8 per 6 mesi come rendimento, che quindi 4,8% in 6 mesi, e poi potrebbe scadere in effetti. Quali sono, come si chiamano quelli che hanno l'effetto memoria delle cedole? Gli Atena. Effetto memoria. Quindi solo annuale. Non c'è un altro che aveva l'effetto di memoria anche delle mensili? Non mi ricordo più. Allora, lei parla dei fixed cash collect, dopo le vediamo, lei parla dei fixed cash collect, però diciamo in realtà è possibile un po' fare tutto, nel senso i certificati diciamo danno una flessibilità che diciamo altri prodotti non hanno, però no. Sapere voi, il vostro, no, in questo momento non mi ricordavo. Quindi chiedo scusa, siccome adesso Generale è chiusa 15.25. Le facciamo vedere sul sito magari? Sì, possiamo provare, vediamo se il link ci aiuta. Eccolo qua. Questo è interessante anche farvi vedere un'altra funzionalità che abbiamo sviluppato sul sito. Questa tabellina che vedete sulla destra vi fa capire esattamente dove stiamo col prodotto. Ha avuto già, io lo leggo insieme a voi, non li conosco a memoria perché sono tanti, però possiamo vedere da questa tabella che il 2 marzo, il 3 aprile, il 2 maggio e adesso sarà la prossima il 2 giugno, questo prodotto paga 80 centesimi, come dicevamo prima, se Generali è sopra la barriera, e so che l'ha pagato già una volta, due volte, tre volte, e vediamo cosa succede alla quarta. Tipo di scadenza no, cioè questo vuol dire che non mi sta scadendo anticipatamente. Dal 2 agosto, questa linea qua, quindi dal sesto mese, potete vedere che la scadenza potrebbe essere anticipata rispetto alla scadenza naturale se Generali, come diceva Nevia prima, è maggiore o uguale al valore iniziale. In questo caso cosa succede? Mi dà ancora l'80 centesimi di premio, ma in più mi restituisce anche indietro i 100 euro di valore iniziale. Quindi mi rimborsa 108, per capirci. Però se Generali fosse ancora ai livelli attuali, per farla semplice, a 15,25,
io ho meno come plusvalenza dal certificato rispetto al titolo. Generale 15,25 chiuso. Sì? Quindi 15, se 15,25 fosse il prezzo del primo agosto, sì? Del sottostante. Sì, esatto. In questo caso richiamerebbe anticipatamente. Richiamerebbe anticipatamente. Perché il valore iniziale è 14. Prendendo 100. Sì. Se sopra il livello iniziale viene richiamato in automatico. Sì. 100,80. Però 100,80. Sì, 100,80, ovviamente nel frattempo ho preso anche i miei 80 centesimi per i 5 mesi precedenti. Quindi avrei meno plusvalenza dal fisso, però avrei preso il flusso cedolare di qui ad adesso. Esatto. Sì. Infatti per collocare un po' il contesto di questi prodotti, se facciamo un po' un escluso sul mercato, sappiamo che le obbligazioni in euro ad oggi, a meno che non andiamo su obbligazioni corporate o comunque di un grade di rating abbastanza, insomma, non dico rischioso, ma non dei migliori, è praticamente impossibile avere un rendimento di questo tipo. È possibile averlo, e lo vediamo dopo, con valute che non sono euro, extra euro, oppure è possibile averlo con questo tipo di prodotti. Quindi lei fa sempre, diciamo, giustamente anche fare il confronto con l'azione sottostante, però qui in questo caso non sto tanto investendo nell'azione sottostante nel puro senso della parola, ma sto prendendo un prodotto che mi garantisce un flusso cedolare e soprattutto un rendimento molto più alto rispetto a un obbligazionario denominato in euro, con un certificato. Quindi i cash collect sono appunto strumenti che sono simili al mercato obbligazionario per tipo di payoff, però sono dei certificati e sono scritti in un'azione. Questo è un po' il contesto, quindi vederlo uno a uno con l'azione non è del tutto giusto come approccio di investimento su questo prodotto. Chiedo scusa la domanda indiscreta, come fate a pagare così bene? Come fanno i vostri trader a pagare sostanzialmente più del rendimento del sottostante? Con cosa vengono costruiti i certificati? Tendenzialmente, diciamo, ci sono due principali fonti, e sono la volatilità, ne ho parlato prima soprattutto con i bonus cap, e l'altra fonte sono i dividendi. Magari se torniamo un attimo alla slide di prima, faccio vedere come effettivamente anche in questo caso quali sono i certificati che pagano meglio. Non è un caso per cui generali paga un coupon relativamente basso, 0,80% mensile, mentre BPM lo paga dell'1,20%. BPM è un titolo più volatile, più rischioso, e quindi, come dire, questo valore viene incorporato. Come si finanzia, come li costruisce l'emittente? Trattiene i dividendi, cioè i dividendi vengono utilizzati proprio per costruire questo tipo di certificati. Quindi chiunque compri un certificato sa che il dividendo non viene pagato. Quindi un ragionamento che uno si può fare anche nel comprare un cash collect è: ma la rinuncia che io faccio ai dividendi mi viene ripagata calcolandomi tutti i premi mensili che mi vengono pagati? Il 7% ad esempio da un dividend del 7%. Esatto, vale la pena? Sì, la risposta è sì, per questo che mi chiedo come fate voi a pagare di più come premio mensile rispetto al flusso cedolare come dividendo. Non becca, adesso non compro Intesa che le renda un certificato che le renda il 7% di Intesa, sì, le rende il 2%, 2-4% a fine anno, a prezzi che compreranno lunedì. Francia permettendo. E se raggiunge la barriera mi date il sottostante, di sotto la barriera mi date il sottostante. Due casi, se diciamo quando arriviamo a scadenza ci sono due possibilità: se il sottostante è sopra il livello barriera viene pagato anche l'ultimo coupon e rimborsa, se è sotto il livello di barriera c'è una perdita in conto capitale. Quindi diciamo, esatto, è come se io avessi comprato l'azione senza aver preso i dividendi, ovviamente al netto di eventuali coupon che nel frattempo ho preso. Questi sono cash collect mensili. Poi ci sono delle varie altre tipologie. Ad esempio, l'ultima emissione abbiamo, diciamo, lanciato una gamma con data di valutazione semestrale. Sì, il funzionamento è sempre identico, insomma non ci sono grandi differenze, l'unica cosa è che appunto valuta ogni 6 mesi. In questo caso già dalla prima volta, il primo semestre, se è sopra il valore iniziale scade mi paga il premio, se è tra la barriera e il valore iniziale mi paga solo il premio, oppure se è sotto la barriera non succede niente però non mi paga il premio durante la vita, ogni 6 mesi, e a scadenza
invece il funzionamento è esattamente identico. Quindi questo, se volete, è lo stesso identico prodotto, la frequenza di ricezione dei premi è diversa e questo è di fatto una scelta personale di esigenze del portafoglio personale. Insomma, non c'è una grossa differenza tra i due prodotti, è solo quando e come vengono, al pari delle obbligazioni, sono obbligazioni che pagano annualmente oppure trimestralmente. Questa è la gamma, diciamo, nuova con dati di valutazioni semestrali. Facciamo l'esempio con Generali. Allora, l'altro Generali, se non sbaglio, la prima gamma aveva scadenza a febbraio del 2019, questa è una scadenza leggermente più in là, quindi aprile del 2019. Vi ricordate, quello pagava uno 0,8% di premio mensile, questo paga uno 4,20% di premio semestrale. Quindi questo, diciamo, anche fa la differenza rispetto al ragionamento che faceva appunto il signore. Quindi preferisco avere, come dire, più probabilità di avere un premio magari più piccolino ogni mese, ma avere poi il rischio di avere il certificato richiamato anticipatamente, oppure magari vado su una data semestrale o addirittura annuale, poi lo vediamo con gli Atena, con magari un premio più interessante. Però, prendiamo Generali, qua una barriera al 31%, giusto? Cioè, vuol dire che mi deve scendere del 31% Generali. Mm-hmm. Cioè, se mi scende in Italia il 31% di Generali, vuol dire che c'è una guerra civile. Cioè, solo a scadenza, tra l'altro, solo a scadenza per avere la partecipazione. Sono eventi causa di forza maggiore che determinano una cosa del genere. Oppure, cioè, non stiamo, stiamo parlando di Generali. Io non sono d'accordo con questa osservazione, perché basta vedere cosa sono salite del 12-15% le azioni. Di chi? I finanziari. Sì, beh, ma non di Generali però, cioè, eh? Di Generali. Non è come Banco Popolare di Milano, cioè, per dire, no? Cioè, vabbè, diciamo, facciamo un po' una teoria sempre vera in finanza, rischio rendimento. Sì, sì. Alla risposta come fate a pagare così tanto? Non è che regaliamo qualcosa o questi prodotti sono, cioè, è comunque, c'è un rischio, perché effettivamente, come anche dice il signore, i mercati azionari soprattutto negli ultimi anni sono stati volatili, abbiamo visto degli shock importanti, quindi negli ultimi 10 anni nulla è impossibile, abbiamo visto, no? Ci sono stati vari shock e spesso le azioni hanno anche perso almeno 30, almeno 50. E quindi sicuramente c'è un rischio implicito, non è un coupon certo e non è così certo che non possa andare al 30%. Ovviamente ognuno fa le proprie valutazioni, ancora una volta rischio e rendimento, mi sembra. Non c'è nulla di certo. Esatto, quindi salvo i coupon fissi. Salvo i coupon fissi, ecco. No, neanche quella non è certa. Matematicamente non è certa la morte. Statisticamente è molto probabile che morremo, ma matematicamente non è certa. Quindi esiste anche un'altra piccola varianza di cash collect, che sono quelli con i coupon fissi. Questi sono dei cash collect mensili. Prima mi faceva la domanda il signore sulla tassazione dei coupon fissi. Ecco, questa invece è una gamma su cui, come dire, qualche intermediario può argomentare che hanno scelto di non considerarli come redditi diversi. Solo il coupon? Perché hanno un coupon fisso. Certo, per la parte a scadenza, diciamo, a rischio no, però il coupon sì, loro possono, diciamo, possono argomentare che non lo considerano reddito diverso. Questo dipende molto da ogni singolo intermediario. Questo ad esempio, ecco, di nuovo rifacciamo l'esempio con Generali, qui parliamo di una scadenza a febbraio del 2018, vedete che per avere un premio fisso ho rinunciato a un pochino di rendimento, ma tutto sommato neanche così tanto. Questo è uno 0,75% rispetto allo 0,8% che avevo con semplicemente, diciamo, mettendo la condizione del superamento della barriera. In questa gamma i coupon sono fissi solamente per i primi 6 mesi. Dopodiché funzionano come tutti gli altri cash collect, quindi se è sopra la barriera pagano i coupon, magari lo facciamo vedere. Se invece è sopra anche il valore iniziale, c'è la possibilità di rimborso anticipato. Quindi questo per dire che, diciamo, di certificati ne esistono un pochino per tutti i gusti. No. Non c'è un errore sul live. Quando vi mettete in nuovi, come si sa, la comunicazione vostra come avviene? Allora, se lei è iscritto al nostro sito, le arriva tendenzialmente una email.
Io tendenzialmente a consulenti finanziari mando anche una newsletter, qui dentro c'è qualcuno che la riceve il lunedì, con la segnalazione delle nuove emissioni e un Excel dove diciamo selezioniamo i certificati con un rapporto di rendimento interessante. Se qualcuno di voi è interessato a riceverle, se mi lasciate un biglietto da visita vi inserisco. Siamo un po' oltre forse il tempo massimo, parliamo direttamente delle obbligazioni e poi se c'è tempo ritorniamo agli Athena, così copriamo davvero tutto lo spettro di quello che volevamo parlarvi. Allora, abbiamo detto prima che abbiamo una collaborazione con la Banca Mondiale. BNP Paribas, diciamo, è uno degli istituti che collabora con la Banca Mondiale, che ha il compito di quotare, di aiutare la Banca Mondiale a quotare le obbligazioni sul mercato italiano e di fare poi il market making, quindi di fornire liquidità sia in acquisto che in vendita durante tutte le fasi di negoziazione del mercato aperto. Sono delle obbligazioni, quindi qui parliamo di obbligazioni, che però hanno un carattere sostenibile. Due parole su questo, ovvero la Banca Mondiale, come sapete, non è una banca come noi intendiamo, ma ha lo scopo principale di combattere povertà e di ridurre le inuguaglianze nel mondo. Quindi quello che la Banca Mondiale fa è raccogliere fondi dai paesi che si chiamano donatori e donare questi fondi su progetti in paesi emergenti per appunto combattere quello che dicevamo prima. Dal punto di vista invece finanziario, quindi c'è una cosa un po' anche etica su questo tipo di investimenti, però poi la cosa che ci interessa anche allo stesso modo è la parte finanziaria. Qua parliamo di un'obbligazione emessa da un emittente che ha rating AAA, quindi il massimo che può essere attribuito come merito creditizio a un emittente, ha scusate, una fiscalità agevolata, perché è paragonata diciamo ai titoli di Stato, quindi 12,5% anziché i classici 26 sulla maggior parte degli strumenti, e altra cosa molto importante, non soggette allo strumento del bail-in. Quindi quando io ce l'ho nel conto titoli, questo strumento non potrebbe essere soggetto a bail-in. Ultimo fattore, liquidità fatta da BNP Paribas sul mercato e prodotti quotati sul segmento Euromot di Borsa Italiana. Dicevamo prima che purtroppo l'obbligazionario in euro non offre grandi rendimenti nel corso di storico attuale, quindi quello che abbiamo fatto è stato emettere una gamma di obbligazioni con diverse valute, e qui vedete le principali, ovvero dollaro australiano, dollaro neozelandese, pesos messicano, lira turca, real brasiliano, renminbi cinese e anche l'Indian rupee, la rupia indiana, e diverse scadenze, possono essere fino, vediamo, il dollaro australiano va al 2027, quindi sono decennali, e la più breve invece scade nel 2019, quindi 2-3 anni. Queste obbligazioni garantiscono il capitale a scadenza, quindi pagano il 100% del capitale in valuta a scadenza e retribuiscono una cedola che può essere o trimestrale o annuale, e la più bassa tra queste, diciamo, è il renminbi cinese 2.5 fino ad arrivare al 6.8 della lira turca, al 7.6% annuo del real brasiliano. I tagli minimi sono circa 2.000 euro equivalent e, come dicevamo prima, cosa c'è? C'è un tema di valuta, queste sono denominate in valuta. Quindi quello che io mi sto assorbendo, oltre al rischio emittente, è anche il rischio di una variazione del valore dell'euro nei confronti della valuta in cui l'obbligazione è denominata. Questo cosa vuol dire? Vi presento questa obbligazione, così poi facciamo un esempio pratico di cosa vuol dire rischio valuta. Questa è l'ultima emessa, è in real brasiliano e paga un tasso fisso del 6.65% con scadenza a 3 anni. È stata emessa ad aprile, quindi qualche giorno fa in realtà. E il taglio minimo è di 10.000 real brasiliani, ovvero 3.000 euro circa. E il tasso fisso, l'abbiamo già detto, paga delle cedole trimestrali e il rimborso a scadenza è del 100% del capitale. Il prezzo attuale è circa il 99% del valore nominale. Il cambio, diciamo, ad oggi è 1 euro uguale 3.49 real brasiliani. Infatti io, se divido i 10.000 per 3.49, mi dà circa 3.000 euro. Cosa vuol dire che queste obbligazioni pagano un tasso fisso? Il mio rendimento però non è fisso, perché
quello che l'obbligazione mi paga devo poi convertirlo volta per volta in euro. Ovvero, facciamo un esempio, anzi prima di fare l'esempio pratico ragioniamo a livello logico. Io questo, ho uno strumento che mi paga real brasiliani e mi paga 3 real brasiliani ogni 3 mesi. Io però poi me lo devo portare in euro. Se ho un euro forte e nel corso del tempo l'euro mi diventa più forte, quando io converto questi 3 real brasiliani saranno di meno. Cioè un giorno vado dalla banca e dico ho 3 real brasiliani e mi danno magari 2 euro. Il giorno dopo, se l'euro si è rafforzato, ho sempre 3 real brasiliani, sono sempre 3, ma magari la banca mi dice no, te ne do 1,5, te ne do 1, perché l'euro è diventato più forte, mi costa di più convertirti, cioè comprare euro oggi. E questo viceversa, ovvero l'euro si può svalutare, e in questo caso avendo un real brasiliano molto forte, quando passo in euro mi aumenta il rendimento. Quindi il rischio di cambio ovviamente impatta positivamente o negativamente in quello che è il rendimento nominale dell'obbligazione. Il rendimento nominale che abbiamo detto 6.65 all'anno. Ad esempio, abbiamo visto che il tasso è 3.49. Potrei avere uno scenario favorevole dove il real mi vale 3.25. A questo punto, come impatta sul mio rendimento annuo? Diventerebbe da 6 e qualcosa che abbiamo visto prima, diventerebbe 10.7 e poi netto con la tassazione al 12,5, 9.8. Quindi ha dato un ulteriore boost, mi ha dato un extra rendimento. Perché? Perché il real brasiliano, mentre prima con un euro compravo 3.49, ovvero oggi compro 3.49 real brasiliani, il real brasiliano diventa più forte, quindi con un euro me ne danno solo 3.28. E quindi io portandomi le cedole e il capitale finale in euro, con un real brasiliano forte, mi viene a favore. Dall'altro lato della medaglia abbiamo lo scenario sfavorevole, dove il real brasiliano si deprezza e vale 3.98, in questo caso il mio rendimento nominale di 6 punto qualcosa si abbassa notevolmente, ovvero di mezzo addirittura, 3.10, 2.32 netto. Ecco, quindi diciamo che queste obbligazioni hanno un merito creditizio elevatissimo, quindi rischio emittente molto mitigato. Dall'altra parte però, per riuscire ad avere questo tipo di rendimenti, devo assorbirmi quello che è, oppure meglio espormi a quello che è il rischio della valuta, ovvero che da qui e nel corso della vita, quando avrò le mie cedole pagate e quando avrò il capitale restituito, la valuta rispetto all'euro si possa diciamo così in qualche maniera modificare, e quindi prima, modificare il mio rendimento. Prima più grossa è sul capitale, probabilmente, no? Sì. Come garantito? Sì, in valuta. In valuta, fra 10 anni. E l'alternativa è rendimenti zero in euro. Sì, oppure l'alternativa sui certificati che abbiamo detto prima, quindi però diciamo... Però hai la possibilità, ad esempio, di prendere un'obbligazione in dollari, insomma, no? Non è che hai il rischio come real brasiliano, no? Sì, sono sempre valutazioni molto relative, nel senso che mi immagino un portafoglio di un professionista, di un promotore, di un consulente, la diversificazione anche valutaria è una cosa importante da avere. Quindi un portafoglio molto esposto in euro, posso anche decidere di allocare parte in una valuta emergente o in dollari, ad esempio. Quindi sono tutti strumenti che vanno messi, non presi anche to cure, ma vanno impostati in una locazione di portafoglio bilanciata, moderata, per cui posso costruire delle vere asset allocation. Nell'ambito di una diversificazione spinta? Sì, una diversificazione valutaria, diciamo. Facciamo in tempo, volete sentire l'ultima categoria dei certificati o siete morti? No, dobbiamo soffrire. Ah, scusate, una sola informazione, queste obbligazioni c'è un sito, se volete prenderlo, si chiama obbligazionisostenibili.org e qui troverete tutte le nostre obbligazioni della Banca Mondiale, obbligazionisostenibili.org. Lì c'è anche un numero verde al quale rispondiamo noi, quindi per qualsiasi domanda ulteriore sulle obbligazioni siamo a disposizione. Una cosa che non abbiamo detto, ma diciamo, è che sia per le obbligazioni che per i certificati sono tutti quotati su borsa, quindi è possibile acquistarli da qualunque intermediario. Basta semplicemente conoscere il codice ISIN, che è questo NL che vedete. Se un intermediario vi dice no, io non do accesso, approfondite, perché spesso si tratta semplicemente di un tema di censimento. Se hanno accesso a borsa italiana devono dare anche accesso a queste obbligazioni.
L'ultima tipologia, diciamo, di certificati che ci manca da vedere è quello degli Atena, che se volete sono i cugini dei cash collect, nel senso che la differenza rispetto ai cash collect che abbiamo visto prima è che pagano sempre dei coupon, ma li pagano tendenzialmente pagano dei coupon più alti sopra il valore iniziale, quindi non c'è se volete è un po' un alzare la barretta, vediamo degli esempi anche concreti, quindi non, il coupon non viene pagato sopra il livello barriera ma sopra il valore iniziale, quindi la barretta per raggiungere l'obiettivo è più alta, però tendenzialmente questo coupon è più elevato, le date di valutazione di solito sono annuali e c'è l'effetto memoria a cui faceva riferimento il signore, qui sì c'è l'effetto memoria, cioè se io il primo anno non rispetto la condizione, quindi se l'indice in questo, nell'esempio, non so, se sul FTSE MIB il primo anno, prendiamo questo, non è sopra il valore iniziale, insomma sopra i 22.723 punti, e io mi perdo quindi il 7% di rendimento, ho la possibilità di recuperarli l'anno successivo. Vediamolo con un esempio concreto sul sito, perché anche qua, diciamo, il sito ci viene in aiuto. Allora, 07687. È in crisi la rete. Ecco, sul sito voi potete vedere che quando c'è un problema di rete, sul sito anche qua c'è il calendario e quindi vi fa vedere che c'è l'effetto memoria e che c'è un problema di rete effettivamente. Ci stanno dicendo di andarcene. Vi fa vedere che, vi fa vedere che se diciamo il sottostante non rispetta la condizione il primo anno, il secondo anno, nell'esempio che facevo prima, se il FTSE MIB è sopra i 22.000 punti, il certificato rimborserà non più 100 euro, ma 107 euro. Eccolo, ad esempio qua, io sono entrata nella sezione Certificates Atena, in particolare siamo interessati ad avere informazioni sugli indici e in particolare sul FTSE MIB, dicevamo. Allora, qui posso vedere un po' tutta la gamma, ad esempio io sono interessato ad avere informazioni su questo certificato cosa mi dice? Mi dice che se io ci entro, il primo anno andrò a vedere se il FTSE MIB è sopra il valore iniziale, quindi 19.239 punti. Se lo è, il certificato rimborserà 106,5 euro, quindi vedete che in realtà il prezzo del certificato lo sta già molto scontando. Se questa condizione al dicembre di quest'anno non si verifica, vado alla data di valutazione successiva, quindi dicembre del 2018, guardo la stessa cosa, il FTSE è sopra i 19.239 punti, se lo è mi rimborsa 113 euro, quindi ho il recupero del coupon che ho perso l'anno precedente. Cosa succede in caso negativo, cioè se il FTSE è sotto i 19.239 punti? In questo caso ci sono tre scenari, quindi se è sopra mi paga anche il secondo coupon, se è tra il valore iniziale e la barriera, che in questo caso non è segnata, quindi dobbiamo andare... 11.543. Grazie, 11.543. Il certificato mi rimborsa il capitale, quindi mi rimborsa i 100 euro inizialmente investiti, ma non mi dà rendimento. Se invece è sotto il livello di barriera, quindi un livello di barriera direi estremamente prudenziale, non posso dire che è un'obbligazione, però mi auguro che sia molto sicuro, ho una perdita in conto capitale.
In questo caso ho una perdita in conto capitale e non posso neanche consolarmi del fatto che io abbia nel frattempo ricevuto dei coupon, perché in questo caso non c'è la possibilità di ricevere dei coupon se non con il rimborso anticipato. Quindi ovviamente io andrò a scegliere la tena che più si confà alle mie esigenze. Quindi sia in termini di, e qua torno un attimo a farvi vedere la gamma, posso anche qua ricercarli per distanza. Ci sono dei dubbi? Io vedo che c'è una discussione in corso a parte. Ci sono dei dubbi, domande? qui posso ordinarli per sia distanza della barriera, per scadenza. Posso cercarli per sottostante e ovviamente non vi stupirà di nuovo sapere che naturalmente i sottostanti diciamo più volatili sono quelli che hanno un maggiore rendimento. Ecco, quando voi vedete questo segnale sul sito, questa specie di vorrebbe essere un dito con che dice ok e ci passate sopra, è il segnale che è un certificato che ha effettivamente rimborsato anticipatamente. Infatti se noi ci entriamo dentro il sito vi dice proprio che il certificato, questo sono io che sono, ho un problema con questo mouse, se ci entro dentro vi faccio vedere che, ecco, questo prodotto ha rimborsato anticipatamente in data 9 gennaio. Questo è utile anche se, diciamo, avete magari un consulente finanziario, avete un cliente, glielo potete dire in tempi molto rapidi. Anche per gli Athena è possibile utilizzare, come per il Cash Collect, è possibile utilizzare la watchlist. E la cosa, secondo me, è particolarmente, vabbè, adesso ho selezionato uno che non ha prezzo, è particolarmente interessante per il monitoraggio delle quotazioni. Perché? Per il monitoraggio dei coupon. Quindi per, diciamo, essere immediatamente allertati nel momento in cui un certificato paga un premio. Quindi come lo faccio? Clicco su questa stellina, ipotizzo di comprare, non so, 100 pezzi e cliccando su aggiungere a watchlist e reindirizza, appunto mi ritrovo il mio Athena, in questo caso su Leonardo, dove posso fissarmi un avviso e ad esempio essere avvisata nel caso di rimborso anticipato, ma anche in caso di pagamenti di premi, in modo da immediatamente essere la prima che avverte il cliente se sono un consulente finanziario, o non avere liquidità sul conto corrente e pensare immediatamente come reinvestirla in caso sia un privato. Ovviamente come il collet, se va sotto barriera e uno su rimane in vita. Sì, sì, sì. Corretto, sì, sì. Allora, noi andiamo. Scusate. Niente, vi ringraziamo davvero per essere rimasti qui fino all'ultimo. Grazie davvero. Vi lasciamo solo con i nostri contatti e tutti i nostri punti di accesso in generale. Abbiamo un sito internet, investimenti.bnpparibas.it, abbiamo un'email, investimenti@bnpparibas.com, dove rispondiamo alle vostre domande, l'app che è stata citata prima, quotazione di borsa, un numero verde al quale non rispondono, diciamo, degli outsourcing in qualche paese strano, ma rispondiamo sempre noi, 892 40 43, Twitter e Facebook, dove oggi tra l'altro eravamo live, e salutiamo anche gli amici di Facebook che ci hanno seguiti da casa. E niente, grazie mille.